Oggi ragazzi siamo qui in questo nuovo video di Minecraft dove faremo lo scherzo a Fede. E Fede ora è in un'altra stanza. Qui con me ho Chiara. Angela. Angelo sarebbe ha cambiato questo nome perché come ha detto Chiara prima ha deciso di mangiare cetrioli. Ma allora siamo tutti qua, calmi, sennò poi qua ci ammazzano invece. No, scherzava. Scherzavo io, assolutamente. Cioè, allora Angelo pensava di fare una cosa, voleva fare una cosa, però non si era accorto che in realtà dopo 30 giorni solo si poteva cambiare l'account di Minecraft. Cioè, lui deve aspettare altri 30 giorni per cambiare l'account di Minecraft. Quindi un po' stupidino, ma va bene. Esatto. Allora, Fede, oggi noi andremo tipo in miniera, ok? Quindi tranquillamente tu fai le cose che vuoi perché noi dobbiamo registrare questo video. Quindi niente, venite ragazzi. Sì, perfetto. Quindi saluta tutti, esatto, tu sei a casa. Saluta tutti. Sì. Ciao, buonasera. Buonasera. Bene. Allora andiamo. Su. Tu fai quello che vuoi, Fede. Sì. Allora ragazzi, oggi noi dobbiamo... Se n'è andata? Sì, vai. Sì. Ok. Bene. Angelo parla bene, parla forte perché sennò allora che bella miniera. Allora vabbè, non importa. Allora noi adesso dobbiamo andarcene via senza che lei ci veda. Ragazzi, noi dobbiamo essere tutti stealth. Cosa avete fatto? È caduta. Mio Dio, brava. Cioè io mi disgazzerò in un kitten. Angelo si disguiserà in un maiale, che è quello che è. E poi Chiara si disguiserà in... una mucca. Una mucca, brava Chiara. Tu sei una mucca, scusa, non volevo. Allora, come si chiamano le mucche? Non mi ricordo. Si chiamano cow. Sì, è vero. Esatto. Chiara, voi dovete sapere che Chiara è un po' sgrammaticata in inglese. Beh, carina. Una mini mucca, molto carina. Cioè, non mi spiego come un pollo sia più grande, ma vabbè. Allora, adesso noi dovremmo andare a fare lo scherzo col disguise a Fede. Cioè, nel senso, è abbastanza ovvio, no? Che Fede debba patire le pene dell'inferno per ciò che ha fatto in tutti questi mesi. Brutto schifo. Esatto. Che voi non lo sapete, no? Voi non lo sapete ed è meglio che non sappiate, eh? Perché, mamma mia, questa Fede, questa fece io veramente. Allora, state attenti. Comportatevi come animali voi, mi raccomando, ok? Comportatevi come animali. Tipo, non guardate troppo in giù perché non sembrate affatto animali, sembrate indemoniati. Forza, andiamo da casa. Allora, saliamo qua e poi entriamo in casa. Oh, ma siete morti! Ho appena aperto. Ok, no, mi sa che non ha visto niente. Cos'è che hai detto, Chiara? Una mucca che nuota non si può vedere. Una mucca che nuota non si può vedere. Beh, certo. Allora, noi saremo qua in casa. State attenti. Noi, comportatevi come animali, ok? Normali. Vediamo se lei ci vede. Ok, intanto io le distruggo qualcosa. Ok, vediamo. Qua, tipo, le distruggo la torcia. Un'altra torcia. Ok, l'ha sentito. Vediamo cosa dice, raga, perché è un po' inquietante. No, comportatevi come animali, ripeto. Voi non dovete comportarvi come esseri umani, ecco, tipo, tu stai saltando tutto strano, vabbè, ma andiamocene te? Perché... Ma c'è uno zoo in casa? Ma come scusa. Ma io stavo aggiustando casa, e mi sa che sono entrati... Ma ci sta un maiale, una mucca striminzita che è carinissima, è un pollo. E mi sa che sono entrati in casa, vabbè. Ma Fede, cosa stai dicendo? Vabbè, lasciali in casa se vuoi che siano in casa. Sì, perfetto, per me, va benissimo. Cosa hai detto? Ci facciamo da mangiare, no? Gli ammazziamo. Certo. Ma va bene. No, perché tanto abbiamo già cibo. Abbiamo già cibo, quindi non ammazzarli. Vabbè, cioè, li conteniamo come animaletti, dai. Esatto. Ok, va bene. Esatto. Continuate, scusate, disturbo. Ciao. Allora, quindi, ragazzi, usciamo veloci. Aiuto, usciamo. Ok, allora. Cioè, avete visto, no, ragazzi, da casa che Fede ci voleva ammazzare. Beh, però, dopo tutto, siamo animali indifesi, quindi, cioè, è anche normale che voglia essere così. Cosa stai facendo tu, mucca? Niente. Ma... ok. Io boh, cioè, io a volte mi preoccupo degli amici che ho. No, questo non va bene. Allora, io sto volando qua e adesso entrerò da Fede a fare dispetti, ok? Tipo... Oh, scappate. Ok, attenti che non mi veda. Ok ragazzi, vedete Fede sta andando a fare, a prendere, non so, ha un'ascia in mano, quindi io penso che stia andando a prendere del legno. Ok, voi ci siete gli altri? Sì. Ci siete? Sì, ok, ma... dimmi Chiara.
che non diventa più un problema. Cavolo, allora, trasformatevi in un qualcosa che possa camminare, no? Perché se no ovviamente non potete volare o camminare, no? Cioè, ovviamente i pesci non è che camminano, i pesci nuotano normalmente, no? Poi no, non so, adesso gli faccio un dispetto, no? Giusto un perché uovo. Così... Va bene, un uovo. Oddio, aiuto. Vediamo se dice qualcosa, perché secondo me non dice... Fede, però, allora, ho detto prima, chiaro, allora, noi stiamo registrando, Fede, perché tu ci interrompi? No, sì, ma io mi dispiace, giuro, ma mi si è rotto i blocchi sotto mi sono rotto mentre stavo prendendo il legno, da soli. Come ti si sono rotti i blocchi da soli? Giuro, cioè, si è trovato due blocchi giù, che si sono rotti. Ma come cosa... Allora, scusa Fede, allora, secondo me sei tu, perché o ti sta laggando qualcosa, o sei buggata, non so. Può essere, un po' di lag, sì. Allora, io sono di nuovo un pollo, ok? Sono un pollo bellissimo. E voi parlate se non vi banno, esatto, ma bellissimo. No, se mi picchia sono morto, Esatto, non farti picchiare, perché questa qua è tutta quanta infame, perché poi tutta... No, non cioè si sa che Fede picchia i cavalli. No, scherzavo, ragazzi, non credeteci. Cosa? Allora, lei mi sta dando... Oh, cavolo, io sono in creativa, ok, devo andare, devo scappare, ragazzi, no. Se ci scopre che siamo qua, cioè no, non può finire il video a 7 picchia, minuti. No, se mi picchia, raga, è finita. Scappate. Cos'è? No, cos'è appena successo? Ma... No, Chiara, sei stata tu che ti sei... Cosa sta succedendo? No, raga! Tengo una freccia, no. Ma no, scusate, ma perché? Adesso c'è questa Fede che ci sta guardando, che dice: oh, ma perché non posso picchiare questo ragno? Perché io sono un game mod, infatti non è normale, quindi mi devo togliere la game mod, mannaggia a me. Quindi game mod è survival, perché se no... se no lei si insospettisce. E qua piove di nuovo, mannaggia Gianluberto II. Allora, andiamo, nascondiamoci, disguisiamoci da... Da cosa ci disguisiamo? Datemi un'idea. Intanto voi ragazzi da casa fate... tutto un casino qua. No, raga. È diventato una survival. Tutto ad un tratto. Spostiamoci, veloci. Siete svegli, yeah. Mannaggia Gianluberto. Non è che deve parlare solo io. Yeah. Oh! Fuggire. Ma poi perché c'è la tempesta che ogni volta... No, ti prego. Allontanarsi dalla zona. Allora, è tutto un casino qua. Conficcare, in teoria sono... Vabbè. Cosa, Angelo? No. Una freccia conficcata. Una freccia conficcata. Allora, non si può dire cosa sembrava. Allora, ora ci siamo trasformati... Allora, io sono un uovo. Chiara è uno sputo. Angelo è un'ape. Allora, come... Boh, non so, come un'ape... L'ape Maya. Vola, l'ape Maya. Vabbè. Comunque, non so cosa sto dicendo. Fate finta di niente anche voi a casa. Allora, ora io sarò un uovo che darà fastidio a Fabelflaur. Io non ti vedo, Fabelflaur. Non sono un uovo. Sì, sei uovo. No, nel senso, non sono Fabel, cioè, ne capito? Parlavo con Fabelflaur, dovete contestualizzare tutto quanto, perché ragazzi, cioè, se no, guarda, cioè, lei è tutta adesso, tutta quanta che si chiede, ma cos'è che succede, cosa non succede, fate finta di niente. Ma Dennis, no, scusate, dimmi. Di nuovo, sì, lo so, scusa il disturbo, ma c'è un uovo che mi sta picchiando. Come c'è un uovo che ti... Fede, cosa stai dicendo? Ma c'è un uovo che mi sta... Un attimo, mi stanno picchiando. No, come? C'è un sputo che clama. Io non lo so, giuro. Uno che mi sta picchiando. Ma quindi ti sta picchiando un'ape e un... Sì, c'è un'ape e un uovo. Boh, Fede, non so, non ha senso. Cioè, tu mi hai spiegato per mezz'ora che c'era un uovo che ti sta... Però secondo me non sei normale, cioè nel senso... Non lo so, cioè io lo vedo, infatti adesso lo vedo passare, che cammina, poi sparisce. Vabbè, boce. Ma cosa? Io non lo so, guarda, io non lo so, sto uscendo pazza io, allora mi dispiace. Vabbè. Mi lascio tornare, non lo so. Forse si sarà cosa. Può essere, sì, sicuro. Vi lascio fare, scusate il disturbo. Ok, vabbè, ciao. Oh, che rompipalle questa Fede, proprio che parla delle uova, delle cioè, chi? Io non sono un uovo, cioè, voi mi vedete no, un uovo? Quando? No, cioè, veramente, ma, cioè, cosa dice penso. Fede? Esatto, adesso sarò un gatto volante, perché io posso, ok? Cioè, io guarda, i gatti volanti, si sa che i gatti volano.
Intanto vi partono pure gli spiriti. E le frecce invece camminano. Volano, vedi? Ma... le frecce camminano, sì, tutto quanto. Io sono tutto quanto impossessato di qualcosa, no? Del gatto, cioè sono tutto quanto mele mele. Cosa sto dicendo, ragazzi? Aiuto. No, questo video sta, si sta trasformando. Allora, non va si... bene, non va bene. Però adesso Fede si sta chiedendo, ma come c'è un gatto che vola? Cioè, scusami, il gatto ti fa male, ti fa male. Il gatto... aiuto, raga, adesso sì, che viene, perché non è possibile. No, ma Dennis, ancora, Fede. Io, no, lo so, capisco. Ma c'è un gatto, prima cosa, c'è un gatto che vola. Allora, c'è un gatto che vola. C'è un gatto che vola, che mi ha colpito, mi ha rotto i blocchi. Ma fammi capire, tu hai preso delle sostanze? No! Cioè, no! Non dico che tipo di sostanze, però magari delle sostanze. No, assolutamente niente. Niente proprio. Scusa, vedo le niente, cose. Madre di Dio, niente proprio. Ma vedo una freccia buggata, ma io non una lo freccia so. Buggata. Un gatto che vola. Io ti giuro, non lo so. Boh, tu probabilmente stai giocando a, non lo so, a Gian Giuberto ti ha scoperto mentre entravi in casa sua, perché questo non è Minecraft. Cioè, ma gatti che volano. Ma sarà una delle mod che ho messo, non lo so, boh. Una delle mod, può essere, no, sì. Ho messo cose varie, che stava provando varie mod, quindi sì. Sarò io che avrò pagato qualcosa. Sì, può essere. Vabbè, non ci fate caso, state sì. di nuovo. Sì. Ma sono morta. Ma ho appena visto che, ma come hai fatto a vedere le mod, ma Fede... Ma cioè, io sono come morta. Hai fatto? Ma perché sono morta? Appunto, perché sei morta? Ma cioè, ero lì che stavo scavando. Stavo ferma. Ma, vabbè, io ma boh, forse Fede, c'erano dei creeper. Forse il creeper mi ha uccisa. Forse il creeper, sì. Comunque stai, ti sento un po' strana, vabbè. Sì, probabilmente sarà o la tua rete che ti sta facendo brutti scherzi, boh, non lo so. Boh, perché c'erano due creeper un po' vicini, boh, boh, non l'avevo visti. Può essere, sì. Va bene, non ci fate caso, vabbè, io vi lascio fare, vado a prendere le mie cose prima che spariscano. Esatto, brava, vai a prendere. No, vabbè, raga. Avete capito, io avevo preso la roba. Che imparto. No, non prendere la roba perché sennò. Non si allora io sono un asino. Sia nella vita reale che non. In Minecraft. È vero! Guarda, siete allora, uguali. Due gocce d'acqua, guarda. Siamo uguali, esatto, cioè è proprio un bel. Guarda. Cioè, dai, oh, come ti permetti, Chiara? Io ho appena capito che lei mi stava prendendo per il sedere, diciamo. Allora, abbiamo sti zombie che... Madonna, raga, cioè è diventato un video tipo sopravvivi su Minecraft a difficoltà super difficile, ardua e poderosa. Cioè, è questo che è diventato, no? Perché non è normale questo video. Cioè, veramente... Oh, basta! Queste entità schifose! Oh, Jesus! Allora, andiamo a darle di nuovo fastidio. Poi, fra poco, diciamo, questa volta le diciamo l'arcano. Cioè, che in realtà era tutto uno scherzo, ok? Adesso sono un delfino, no? Che fa tutte cose strane, guardate. Allora, voi ci siete, ragazzi? Dov'è che siete? Dov'è che siete? Ma che è un Minecraft? No, non un Minecraft. Minecraft, sì. Guardate, mamma mia. Cioè, io sono un delfino che può, capito? Che in realtà questa è tutta acqua. Cioè, io immagino Fede che vede ste cose, no? Cioè, che cosa dice, scusami? Boh. Ma infatti. Cioè, no, lei poi tra l'altro... Naturale, lei... Ma infatti lei continua a scavare, non ne frega niente di vedere un delfino che intanto la picchia pure, che le distrugge i blocchi, che tutto scappa, no? Poi... Cioè, guardatela, è tutta strana, dice, ma c'è un Minecraft, ma cosa c'è veramente? Boh. No, Dennis. Ancora, Fede, ma basta. Sì, Capisco. Ma a parte che c'è un delfino. C'è un delfino. Che sta nuotando nella miniera, volando. Nuotando e volando. C'è anche un creeper. C'è un creeper. Era anche Ma dove era il creeper? È uno... Dov'era? Uno... Prima. Ma non c'è... Fede? Fino. Un delfino? Sì. Un delfino. Sì. No, è un Minecraft. Un delfino. Stanno ballando un altro po'. Ma cos'è? Cosa sta dicendo? Boh, io sono scioccato di quello che sta dicendo. Sta ballando con un gatto. Cioè, io veramente, Fede, non so cosa tu stia vedendo, però. Ma non cioè, lo so neanche io. Veramente, Fede, cioè, guarda, cioè, io veramente.
Ah, bene. Che schifo, c'è Fede, ma veramente. No, vabbè. Fede. No, ma io cioè, ma non... scusa. Ma io lo so, cioè il Minecraft che balla col gatto non è possibile. Beh, in effetti dai, non è una cosa molto possibile. Schifo. Tieni la carne marcia come ricompensa. Ah, grazie, molto gentile, mamma mia. Sì. Bene, bene. È stato bello farti Aspettare questo scherzo. Poi tu ignara, tu non capisci, tu pensi che i delfini come la peracotta che pensi che i delfini nuotino nelle caverne tranquillamente, che i Minecraft ballino con i gatti tutti così, no, tutti scemi. Vai, sì, esatto. Va bene. Ma io le cose che ho visto, ma cosa? Sono esatto. No, vabbè. Fede. Mamma mia, questa Fede. Voi che fate un casino della Madonnina che si sente tutto quanto! Allora, vabbè. Siamo calmi perché sennò adesso vi banno tutti. Adesso non banno nessuno perché sennò poi dopo diventano casini. Poi dopo, allora. Quindi, ragazzi da casa, grazie per aver guardato questo video. Bellissimi tunisiani, simpaticissimi. Lasciate like, commentate, bla bla bla. Commentate con... Se siete arrivati fino a questo punto del video, commentate con Death Note, il bellissimo Death Note che io ho e che voi non avete, perché cioè capito, e quindi niente, grazie per aver guardato questo video e ci vediamo al prossimo, ciao Donisiani! Ciao.